Il presidente da settimane fa comprendere non solo a noi ma anche a altri di essere particolarmente preoccupato. Non riusciamo a capire questa preoccupazione da cosa dipenda, se è veramente delegata al ruolo che sta ricoprendo e quindi ha una difficoltà a portarla avanti, allora è giusto prendere le determinazioni. Se è dovuto alle pressioni politiche, dobbiamo capire che tipo di pressioni politiche, ma non siamo a conoscenza. Non usa mezzi termini Marco Donati, coordinatore del gruppo consigliare Patto Civico in provincia di Arezzo. Nella conferenza stampa convocata per lo slittamento del Consiglio provinciale dal 24 al 29 marzo con all'ordine del giorno il bilancio dell'ente, Donati invita il presidente a denunciare eventuali pressioni politiche e aggiunge: chiarisca il perché di una frase che ci ha detto molto preoccupato. Polcri avrebbe detto a Donati e Francesco Carbini: io non pensavo che arrivassero fino a tanto. Presidente, io lo invito anche a chiarire quella frase similare che ci ha detto, se non chiarirà probabilmente abbiamo capito male noi. Ma io e Carbini siamo due che, un po' per la professione, un po' per la politica, proprio portati dalla piena non siamo, e quindi ci preoccupa quella frase sibillina che ci ha detto, e lo invitiamo a precisarla prima possibile e invitiamo i partiti a fare conferenze stampa a centrodestra. Di fatto una crisi, così la definisce la funzione pubblica della CISL, che poche ore fa attraverso il suo segretario Maurizio Milanesi chiedeva un confronto con le sigle sindacali. Oggi Polcri si è incontrato anche con il Partito Democratico, che si è dichiarato contrario allo slittamento del Consiglio, ma ancora una decisione ufficiale su quale voto esprimere non c'è. Non ci sarebbe però la volontà di bloccare il bilancio. Il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione e il programma triennale lavori pubblici viene rinviato per dei emendamenti al DUP, che però ci lasciano molto perplessi, perché sono due strade che erano già state oggetto di un protocollo firmato dalla Presidente Chiassai nel 2022, quindi ci sembra strano che ora ci sia stata questa dimenticanza. Non vogliamo bloccare l'ente, quindi valuteremo se astenerci sul bilancio, ma comunque sono valutazioni che ancora dobbiamo fare. Come al solito noi parteciperemo in maniera propositiva al Consiglio e daremo il nostro apporto.